non dico cosa, cioè, come faccio io a fare un video con una renna su una spalla? Comunque, iniziamo il nuovo video e oggi faremo un segnapagina, però del tutto shakerato. Quindi vi passo la visione direttamente sul piano di lavoro, anche perché non è impossibile stare in questa posizione. Così vi mostro il materiale che usiamo per questo progetto. Allora, ok, per questo progetto ho deciso di iniziare ad utilizzare un po' degli abbellimenti. Mi stavo molto bene lì dove Sì, vabbè, ma non è il tuo posto. ero, eh. Ma veramente due non vedere solo me, mica te, Mettiti te, almeno mi eviti un lavoro. Ti metti qua te, ti siedi, fai quello che faccio io e non oh, guardarmi dai, va così. avanti, va avanti. Posso? Sì. No, ok, fai il canale tuo, facciamo prima. Yuki Chanel. Sì, va bene. Allora, iniziamo questo nuovo progetto. Allora, io utilizzerò questi abbellimenti che avevo mostrato nel video haul della Lidl, che contengono l'albero di Natale, le stelline e i fiocchi di neve, e io li ho nei tre colori che erano disponibili, quindi il rosso, l'argento e l'oro. Quindi andremo a creare semplicemente una dashboard in cui andremo a introdurre, non faremo base col cartoncino, se non quella per dove vado a bucare gli anelli, perché comunque non avendo la macchina da cucire non posso utilizzare una busta di quelle pesantissime in cui i buchi sono sicura che sono fermi e saldi. Quindi preferisco dargli il supporto con un cartoncino. Questo è un cartoncino da 270 grammi. Quindi lo mettiamo adesso, l'avevo rimesso, l'avevo messo bene, però adesso è andato fuori posto. E andiamo a farla del tutto con il fuse. È colpa di Serenity. Sta È vero, dov'è tua sorella? ancora dormendo. L'altra favola era soporifera allora. Benissimo. Allora, iniziamo e quindi facciamo il lavoro con il fuso e andiamo a creare, anzi, più che creare, andiamo a fermare il discorso del quel punto lì. Quindi logicamente io l'ho già fatto scaldare per 10 minuti e anche di più. Ecco. E io ho chiamato i vigili del fuoco. Come vedete si incolla e tutti i punti sono stati presi bene. Quindi adesso vado a creare uno spazio della misura che mi interessa per fare la tasca. Quindi utilizzo questo, che è un cartoncino. Non vi dico com'è ridotto il tavolo ormai. Tranne sto lavorando a un progetto. È una creativa, quindi noi mangiamo per terra. Sì, no, è vero, effettivamente è da giorni che ho di tutto in mezzo, solo che ho appena finito anche di fare un notes, ve lo mostro velocemente. E se è ancora fermo lo devo ancora ritagliare. Però stavo provando l'aceto vinilica, questa che vi ho mostrato nel video haul dell'Hobby Show, che l'ho utilizzata al posto della colla per fare un note semplicissimo con la carta diversa. Adesso questi dopo li vado a rifilare, non li ho rifilati subito perché erano dei cartoncini che mi erano avanzati, quindi Perché quando si asciuga la vi colla. ricordo che qui non si butta via niente. Quindi ho detto inutile che li vado a tagliare prima, tanto comunque dopo sono da tagliare e quando si asciuga la colla vado semplicemente a sistemarli. Quindi anche qua io vado sopra. Io sinceramente quello del fuso non l'ho praticamente mai usato, perché a parte che io non ho quello lungo, quello più normale che ti danno quando lo prendi. Ma boh, mi trovo bene anche con questo in alluminio, sinceramente. Queste sono delle bustine portadocumenti, se vedete sono quelle che hanno questa alettina qua per prendere i fogli. Io mi trovo bene, ne ho comprate all'Esse Lunga, quindi non sono male. Questa la togliamo perché a noi non serve. E adesso andiamo semplicemente a riempirlo con un po' di abbellimenti. Allora, io ho pensato di utilizzarne un po' per tipo di questi. I limi ve li preparo aperti, poi riprendiamo il video.
Ok, prima di iniziare a mettere le decorazioni, vado ad applicare alcuni di questi stickers della Lidl. Sono quelli che sono usciti anche quest'anno, ma io non ho acquistato perché ne avevo ancora. Quindi ho preso soltanto quello che mi serviva, quello che non avevo. E il resto non ho. Cioè, questi qua ne avevo ancora tanti, li avevo ancora qua praticamente tutti. Ed essendo solo proprio natalizio, non sono andata a riprenderli, logicamente. Mettiamo un po' il nostro Babbo Natale. Però devo dire che sono molto carini. Io quando escono, man mano li prendo perché comunque li uso molto quelli normali. Perché ne hanno dentro sempre delle decorazioni che sono carine. Arenna, arenna! E dopo la mettiamo un'arena da qualche parte. Sento che puoi anche parlare senza fare versi strani che non capisco cosa dice. Non ti hanno fatto l'uso della parola? Anche troppo! Sì. Su questo non si discute. Anche troppo, hai ragione. Credo che sei l'unica renna al mondo che parla. La rarità. Ma vi consiglio di tenervi le vostre renne che non parlano, eh. Dico. Io sono l'unica. Ci porteranno anche in psichiatria. Non è che sia normale avere in casa uno che Non vada gli bene. dire al dottore che la tua renna parla. Appunto. Sarebbe un problema. Non voglio immaginare cosa penserebbero. Ok. Andiamo a vedere un bel ciocco di neve. Logicamente, cos'è che non manca mai in questa casa? Yuki? I fiocchi di neve. Però dovete dirlo che hanno portato fortuna, eh? Non hai ancora nevicato? Aspetta, aspetta. C'è tanto freddo fuori. Quello non dipende dai fiocchi di neve. Allora, in questo lato andiamo a mettere, mi spiace Yuki, ma in questo colore non c'è la Ren. Ah sì, guarda che c'è, dai. Giusto perché sono una madre buona, eh. Bisogna sempre stare attenti perché sono attaccati. Mi interrompo un attimo perché era diventava lunga mettere giù quell'adesivo lì. C'era finita dentro anche lei, ormai dovevo chiamare pronto soccorso. Ti farebbe piacere, Si era tutta arrotolata. vero? Non ti meriti quello che sto facendo, Oh, che bello. guarda. Che cos'è? Narina. Non sei felice un po'? Sì. Lei lavora a posto mio. Ah, Natale, sei proprio fissato, sei una zarona, eh? Avrò preso da qualcuno. Beh, non da me di sicuro. Da chi hai preso? Ma Che tu stai mettendo in dubbio di me? io non parlo. Non si Quando il giorno in cui Yuki non parlerà, sarà un miracolo. No, non parlo di questa cosa qua perché, sai, Quale sono cosa? diplomatico. Ah, del fatto se. Come sempre la mamma sta esagerando, così. Ma no, è carina. Intanto lasciamo così, poi vediamo se è il caso aggiungiamo ancora qualche cosa. Allora, adesso iniziamo il riempimento della nostra bustina. Per fare questo, prima. Aspettate, che gli do una tagliatina veloce.
Ok, l'ho accorciato almeno un attimo perché sennò diventava problematico. Iniziamo a mettere dentro gli abbellimenti, questi si sono già sparsi. Sono scappati via da soli. Questo era già difettato, l'avevano chiuso dentro nel confezionare. Dici che sono già scappati da soli? Eh sì, sanno già che fine vogliono fare. Che fine fanno? Stanno felici, tranquilli, è calduccio Beh, dentro in insomma, agenda. sono chiusi, soffocati. E non credo che sia tenuta termica, dai. Non è che la pressurizziamo. Sottovuoto. Te ci dovresti finire sottovuoto. Non è la volta buona che sei zitta, no? No. Ed è in forma che questo si chiama violenza sugli animali, Quando ti fa comodo te. certo. Ok. Il tuo concetto di violenza. Comunque, ragazzi, vado un attimo, non impiego una vita. Vado e metto dentro tutti gli abbellimenti che vi avevo fatto vedere in tutti i colori, in questo modo fino in fondo. Ok, io ho fatto i buchi e l'ho già attaccata in agenda. Volendo, si poteva scegliere di mettere anche un cartoncino glitterato oppure di lavorare questo qua. Però a me non mi dispiaceva nemmeno lasciarlo naturale, dato che comunque la settimana era già abbastanza lavorata. E in questo modo abbiamo tutta una dashboard shakerata, vedete, si muove comunque bene. Ed è tutta bella riempita fino sopra, tutta sigillata col fuse, tranne il lato da cui siamo partiti. E in fondo, per rimanere in tema Natale, ho messo un campanellino legato semplicemente con una cordicella cerata. Per non mettere gli anelli, quindi in questo modo noi andiamo subito a vederlo perché fuoriesce comunque dall'agenda e riusciamo comunque ad andare a prendere la settimana. Volendo, per chi ha gli adesivi neri, non stanno male neanche i neri, diciamo che sono un attimino più lampanti. E niente, questo è il progetto della settimana. L'ho pensato di fare una cosa un attimino semplice, diversa dalle solite. Dopo ognuno lo può personalizzare facendo le scritte in vinile o comunque volendo si poteva lasciare dentro anche un cartoncino con tipo gli sfondi natalizi, era molto carino anche così. A me mi andava di farlo trasparente dato che non l'avevo mai provato. Spero che il progetto della settimana vi sia piaciuto. Ciao a tutte e alla prossima! Ciao a tutti!